Io ero curiosa di sapere cosa pensi di quanto ha detto ieri Elio Germano circa la figura dell'attore, soprattutto il fatto che secondo lui tutto quello che ha a che fare con l'immagine, con la promozione, col presentarsi, con i giornali, non ha niente a che fare col ruolo dell'attore, col suo mestiere, che anzi disturba la professione. Io su questa cosa non sono d'accordo assolutamente. Penso che la promozione di un film, lui ha detto una cosa che, ripeto, non sono d'accordo perché dice l'attore quando fa un'intervista sul film spesso non sa niente del film, non l'ha neanche visto. Prima di rispondere alle domande se lo vado a vedere perché bisogna avere coscienza del lavoro che si fa. Il ruolo dell'attore non è vero che finisce al doppiaggio, il lavoro dell'attore continua per la promozione del film, è una sorta di dovere per l'attore, io credo, quello di promuovere il proprio film, non dico in televisione perché io sono dell'idea che poi è vero che questa cosa che la promozione televisiva serve a poco perché il pubblico che vede la televisione, questo va a vedere. Che vede in particolare la televisione, che ne so, il pubblico del Grande Fratello, non lo so se va al cinema a vedere un film mio o di Elio Germano, difficilmente, insomma, il cinema italiano ha sempre un pubblico un po' d'élite, di gente che comunque in ogni caso, anche se vede Elio Germano in televisione, non ci andrebbe ugualmente, ecco. Non, secondo me la promozione televisiva forse quella è l'unica cosa che dico, può essere vera, non so se aiuta. Però in ogni caso una ci prova, lo fa. Poi magari c'è quello spettatore che dice, ops, questo non mi era saltato all'occhio, non l'ho letto sul giornale, quindi oh, però mi incuriosisce, lo vado a vedere. Quindi anche per quel 2% di gente che si può conquistare al cinema italiano, io credo che uno insomma, deve usare tutte le sue armi, tutto quello che è possibile. La promozione fa parte di questo. Però lui diceva qualche altra cosa, forse, almeno se ho capito bene, che guasta il lavoro dell'attore, nel senso che lo distrae dalla sua Su concentrazione. questo sono d'accordo perché effettivamente succede questo, che molto spesso tu stai girando un film, devi andare a fare la promozione e questo ti può distrarre, ti può stancare, ti può stare in giro a andare a presentare i film, le varie proiezioni, i festival. È vero che se tu stai lavorando è una cosa che ti distrae, su questo non ci piove, ma se tu stai facendo un altro film, però non è detto che tu hai finito di fare un film e di quel film. Non te ne deve fregare più niente, cioè per me il lavoro di promozione è continuare a fare il mio mestiere, a fare l'attrice, poi non è vero che insomma io devo saper parlare del mio film relativamente a quello che è il mio ruolo, a quello che è stato il mio lavoro sul personaggio insieme al regista. Io credo che il film sia un lavoro di gruppo, un lavoro soprattutto tra attore e regista. Quindi è ovvio che il regista è il capo tutto il progetto, di tutto il lavoro ed è lui che ovviamente ne sa parlare meglio rispetto a un attore, però l'attore è anche, secondo me, quasi il 70% di un film. Il lavoro dell'attore, è anche vero che quello che fai tu, poi quando vedi montato il film potrebbe risultare un'altra cosa, possono fare di te un po' quello che vuoi, però l'apporto creativo che dà un attore all'interno di un film, per me è quasi, possiamo parlare di percentuale, il 70%, Ascolta, allora sì. ti rovescio la domanda. Quanto incide o quanto è inciso nella tua scelta di fare l'attrice? Quanto ti piace tutta la parte relativa alla promozione, al Ah, fatto meno di di... tutte, comunque meno di tutte. Come? Meno di tutte. Meno di... Cioè, ti Sì. piace essere famosa, ti piace essere No, riconosciuta? è la parte che a me piace meno di tutte di Ah, questo sì? lavoro, sì. Cioè, nonostante quello che ti dico, che per me è un dovere andare a portare il film, a promuoverlo, eccetera, eccetera, comunque è la parte che mi interessa meno di tutte. C'è Cioè, a un... me piace lavorare, stare sul set, stare sul palcoscenico, lavorare, affrontare un personaggio da un punto di vista psicologico, quello che mi affascina in questo mestiere, non certo essere riconosciuta per strada o. Con quale regista ti piacerebbe lavorare, Lavorare, se potessi? tanto. Tantissimo. In Italia? In Italia me ne mancano ancora tanti, che ne so, Nanni Moretti, Garrone, secondo me uno dei talenti veri di questi ultimi anni. Mi
piacerebbe lavorare anche con dei giovani registi che lo conosco, che ne so, un regista molto bravo, ho visto solo un film suo, si chiama Stefano Chiantini, ha fatto una commedia molto carina con la Giovanna Mezzogiorno, L'amore non basta, veramente particolare. Sto leggendo veramente tante opere prime. E nel mondo, se potessi... Nel mondo, Tarantino, Almodovar... questi sono sicuramente i miei preferiti, e Tarantino proprio per lo stile pulp, mi sarebbe piaciuto tanto fare Kill Bill, poi per me le attrici a cui io insomma, faccio quasi un riferimento sono delle attrici molto diverse da come sono io, come Uma Thurman, come insomma, le Algide, Glenn Close, Algide ma forti, algide ma con grande temperamento. E riusciresti a ti piacerebbe trasformarti? Sì, questo. Sarebbe una bella sfida. Sì, 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 sì. Ascolta, un'ultima battuta, se puoi dire insomma due parole su tutta la bagarre di questi giorni al Festival di Venezia, la questione dei tagli. Un delirio, siamo veramente in un periodo assurdo per il nostro cinema, per la nostra Italia, piccola Italia, devastata da tutto, è semplicemente lo specchio dei tempi, quello che sta succedendo, la cultura, lo spettacolo, il cinema, sono messe nell'ultimo gradino, non sono considerate una cosa importante, sì, i tagli sono stati in qualsiasi campo, però uno Stato che non dà spazio all'arte, che non dà spazio alla cultura, è uno Stato che non alimenta la mente dei nuovi cittadini, dell'anima dei nuovi cittadini. E quindi c'è una morte spirituale, mentale, culturale, veramente grave e profonda nella nostra Italia. Non pensi che magari questo sia anche l'esito di un periodi di tempo in cui i soldi sono stati dati male, forse sono stati sprecati e forse questa situazione indotto? Potrebbe essere, sicuramente, vedi, se si producono 30 film, ne vengono 2-3 buoni, insomma c'è un rischio sicuramente nel dare dei soldi a dei giovani registi per fare delle opere prime, sicuramente è un grande rischio. Però sta lì a monte, chi è che decide qual è il film giusto da produrre, qual è il film che può interessare, che ha l'interesse del ministero? Chi dovrebbe essere? Io non lo so, chi sono i capi che decidono questo? Secondo hanno te... una grande responsabilità nel decidere a chi dare i soldi e a chi non darli, no? Sì, certo. Quindi se sono persone incompetenti che non hanno gli strumenti per poter decidere veramente a chi dare questi soldi e a chi no, è ovvio che i soldi sono sprecati. Se sono persone competenti e persone che hanno una sensibilità, un gusto artistico, allora le cose cambiano. Però forse tante volte incidono le pressioni, le mafie, le amicizie. Le pressioni in Italia. Le amicizie, ma in Italia l'Italia è sempre stata così, l'Italietta è sempre stata questa. Però questo non vuol dire che appunto se c'è stato questo sistema allora niente, tagliamo tutto e azzeriamo il FUS perché non ha proprio senso, cioè eliminiamo magari le spazzature, i residui di mafietta, questo sì, ma eliminare il FUS è proprio una cosa da non voglio esagerare, ma assurda. Va bene, grazie. Io ho solo una domanda.